Convapor è il nostro progetto e consiste appunto in una cappa che riutilizzerà il vapore acqueo derivante appunto dalle pietanze che utilizzeremo e cucineremo all'interno della nostra cucina, e tramite dei processi di compressione questo vapore acqueo verrà trasformato in acqua potabile per poi essere ridistribuito all'interno della struttura e della nostra casa. Il bisogno che abbiamo rilevato è quello appunto di ridurre gli sprechi dell'acqua, in quanto è un bene molto prezioso che purtroppo sta terminando, e quindi questa è stata appunto la nostra necessità e il nostro obiettivo primario. La soluzione alla quale abbiamo pensato è appunto Convapor, il nostro progetto che permette appunto di convertire il vapore acqueo in acqua e quindi di risparmiare tutto quello che rimane in eccesso. Il vantaggio che il nostro progetto cerca di raggiungere è principalmente quello di diminuire gli sprechi dell'acqua, in quanto nell'ultimo periodo c'è un forte spreco dell'acqua. L'impiego futuro del nostro progetto è principalmente rivolto a una diminuzione dello spreco e quindi a uno sviluppo ecosostenibile, proprio per evitare ulteriori sprechi d'acqua. La vita attraverso lo schermo ha rappresentato per noi un progetto molto importante, proprio perché appunto in seguito alla pandemia lo schermo è stato uno degli elementi più importanti per mantenere in un certo senso la socialità e quindi per evitare di perdersi o comunque di sentirsi meno soli, e questo progetto in un certo senso ha permesso quindi di recuperare i rapporti e quindi di riuscire a confrontarsi in un gruppo, cosa che appunto durante la pandemia è venuta meno.